Allora diamo inizio a questa nostra diretta. Benvenuti tutti in questo nostro canale video di Facebook per un altro degli appuntamenti promossi proprio in occasione del Festival della Salute Globale, che come sapete si sarebbe dovuto tenere proprio ad aprile nella sua seconda edizione per parlare di salute globale, dei grandi temi della salute, e che per le note vicende legate all'epidemia del coronavirus è stato spostato con le nuove date dal 12 al 15 novembre del 2020. È un'occasione però ghiotta questa per poter realizzare anche con tutti quanti i promotori una serie di incontri, di avvicinamento, di prossimità per affrontare anche in relazione all'attualità quelli che sono alcuni dei temi più importanti, più rilevanti da un punto di vista medico, scientifico, di ricerca clinica, da un punto di vista sociale, con i protagonisti veri del festival. E allora, insieme ai promotori e agli editori La Terza, abbiamo dato il via a questa serie di incontri. Io sono Daniel Della Seta, sono giornalista e autore e conduttore anche in Rai dell'Italia che va e di Focus Medicina come rubrica scientifica. E ho il piacere oggi di condurvi in questo nostro approfondimento che abbiamo definito e dato un perimetro, un contorno, intitolandolo quarantena e isolamento, con al centro proprio gli anziani. E gli anziani sono stati sicuramente la categoria più colpita, probabilmente, senza probabilmente, più colpita dal Covid-19, specie tra i 70 e i 90 anni. Le fragilità dell'anziano, l'isolamento, tanti altri aspetti oggi andremo allora ad esaminare insieme, e lo facciamo insieme al professor Alberto Cester, che è il direttore del Dipartimento Medico della USL Serenissima 3, distretto Dolo, Mirano, in provincia di Venezia, nonché direttore della Unità Operativa Complessa di Geriatria di Dolo. Ben trovato e buonasera, professore. Buonasera a te e buonasera a tutti i partecipanti, grazie dell'invito. È un piacere intanto averla qui, poi lei è un affezionato di questi nostri incontri che portiamo avanti e che ricordo a tutti coloro che fossero all'ascolto in questo momento, dureranno fino all'inizio del festival a metà novembre prossimo. Ogni lunedì alle 5 per 45 minuti di approfondimento tratteremo un tema diverso. Allora, professore, anziani e Covid, un rischio innanzitutto legato alla fragilità degli stessi. Vorrei innanzitutto con lei definire un sottotitolo che avevamo studiato insieme, quarantena e isolamento, il tema della solitudine, che è un tema davvero rilevante. Perché questo? Ma perché questa bolla, questa gabbia esistenziale in cui siamo stati tutti costretti va a penalizzare certamente una fascia di utenza che è quella di cui io mi occupo e noi ci occupiamo oggi nel pomeriggio, che è quella degli anziani. Questo concetto di fragilità che abbiamo esposto è un concetto intrinsecamente collegato all'età anziana. Quella che mi piace di più è molto semplice, quella di Fritwell, che descriveva la fragilità come una incrementata vulnerabilità e l'incapacità omeostatica di adattarsi. Per capirci un po' meglio, per fare un esempio tangibile, l'idea è quella di avere una macchina d'antan, antica, che è stata tenuta molto bene, per esempio, che però è in perenne riserva e quindi ha la possibilità di raggiungere velocità elevate, ma le proprie performance le può estrinsecare meno. Questo è, diciamo, un esempio il più tangibile possibile per parlare della fragilità. È chiaro che su questa si vanno a instaurare tutta una serie di problematiche che derivano dall'età e dalla multimorbidità o comorbidità, sono due declinazioni diverse che diventano semantiche, ma sostanzialmente per intenderci è il fatto di avere più patologie nello stesso substrato biologico, a prescindere dal fatto di avere una patologia indice o meno, quindi una patologia preminente e predominante che influenza in termini di complicanze anche le altre patologie, ma che si innesta in tutta una serie di patologie che il passare dell'età in termini di aumento dell'incidenza, ahimè, colpiscono prevalentemente le decadi avanzate dell'età.
proprio questa strana epidemia, questo, come l'ha chiamato Elke Van Hoff qualche giorno fa, questo involontario esperimento sociale a cui siamo stati tutti sottoposti, è particolarmente pregnante in termini di isolamento per una classe svantaggiata come quella della terza età, nelle decadi più avanzate, gli oldest old in particolare, quelli che cominciano a sviluppare anche disabilità o hanno problematiche di motricità, di movimento, di approvvigionamento, sono di fatto degli analfabeti informatici, quindi hanno poche capacità di accedere alla rete, di collegarsi con strumenti con i quali noi abbiamo una certa quotidianità. Ecco che la quarantena imposta e l'isolamento non voluto, non ikikimori alla giapponese, cioè un qualcosa che io cerco dal punto di vista esistenziale come rifugio dentro me stesso perché è una sorta di paura sociale, ma un qualcosa che ci viene imposto da una sorta di tutela etero e autotutela che ci viene imposta dal virus, pur nella banalizzazione dei termini più evoluta, è chiaro che è un'ulteriore problematica da affrontare quando si ha un'età avanzata, soprattutto nelle fasi più avanzate, dove abbiamo visto tra i 69 e gli oltre 90 anni c'è l'incidenza maggiore non solo di malattia Covid, ma anche l'incidenza maggiore di mortalità. E di questo infatti ne parleremo, professore, nel corso di questo nostro incontro. Con lei volevamo appunto intraprendere una sorta di fenomenologia dell'essere anziani oggi, attraverso qualche dato di epidemiologia e anche qualche nota del significato vero e proprio del termine gerontologia. Lei che è un geriatra e ci può aiutare anche in questa approssimazione. Poi in questo periodo, devo dire, tutti si sono scoperti virologi, epidemiologi, infettivologi. Oramai in Italia una volta si era tutti commissari tecnici durante i mondiali, adesso invece sono tutti virologi. Allora, professore, ci aiuti un po' a dipanare anche questa matassa attraverso quelli che sono poi i temi centrali che sono emersi dagli svantaggi sociali, all'imprevedibilità, alle fragilità, alle incertezze, alle paure e ai reali problemi dettati dalle comorbidità. Allora, spero di non essere impallinato come alcuni dei virologi più snob quantomeno. Cominciamo dall'etimo, dalla prima domanda che mi hai posto, gerontologia, gerontes logos, etimo greco, discorso sugli anziani, quindi la scienza che studia la fenomenologia dell'invecchiamento. La geriatria invece è più scienza, è più clinica, è più approccio alla diagnostica, alla fenomenologia già della patologia in ambito di paziente geriatrico e si pone più a cavaliere tra diagnosi e terapia. Detto questo, voglio dire, partiamo da un dato di fatto: il 44% degli over 65 vive già solo nelle nostre società, con variabili, voglio dire, di lessico ambientale, ma anche di organizzazione sociale nelle varie parti d'Europa, no? Dovremmo essere, o spereremo, o vorremmo essere un paese unico a medio termine, ma abbiamo ancora dei gap generazionali e organizzativi che ci impongono tante diversità. Pensate, in quest'ottica, il fatto di questa società fluida che si sposta, dove i giovani possono trovare lavoro a migliaia di chilometri di distanza, la solitudine quanto può venire ulteriormente incrementata? È un dato di fatto che circa il 30%, il 29% delle famiglie sono già famiglie mononucleari qui in Italia. Quindi una certa realtà di solitudine di fatto voluta, percepita, cercata o che capita, tra virgolette, per le varie condizioni della vita è già un dato di fatto. Pensate alla paura di malattia, no? Che colpisce un po' tutti e quanto più può colpire pazienti che sanno già e che hanno imparato in questi mesi a condizionare il fatto che avere altre patologie è un fattore di rischio per il Covid anche in termini di mortalità, aumenta in maniera rilevante la mortalità dei pazienti che vengono. Professore, su questo mi perdoni solo una piccola puntualizzazione. Da giornalista, ma attento anche a quello che è il lessico e il linguaggio televisivo e non solo. Si è parlato
negli ultimi 3 mesi di morti per Covid e di morti con Covid. Ci aiuti allora a capire la differenza, perché cosa ha significato morire di Covid o con Covid? Per esempio, uno che avesse anche una malattia ulteriore, metti un diabete o qualsiasi altra malattia anche cardiologica, che cosa ha significato il Covid? Essere morti per Covid o con Covid? Allora, in termini di letalità, certamente il Covid ha incrementato di molte, con grandi variabili loco-regionali, l'incremento delle morti, soprattutto nelle decadi di cui abbiamo parlato prima, tra il 60 e gli oltre 90 anni, no? Indubbiamente, prevalentemente appannaggio dei maschi. Dopo i 90, più di 3 volte invece per le femmine, perché sono più presenti dal punto di perché vista... vivono di più. Perché vivono di più. Io amo scherzare e dico sempre ci fanno soffrire tutta la vita e ci sopravvivono, no? I cimiteri sono pieni di signore che vanno a trovare i congiunti. Allora, a parte gli scherzi, voglio dire, dal punto di vista generale, questo è un ulteriore svantaggio. Pensi, per esempio, al ricovero e alla difficoltà di ricovero, di gestire, per esempio, la prima fase paucisintomatica della malattia, perché molti se la sono cavata a casa o in termini di residenzialità isolati per coorte, quindi tutti positivi da una parte e gli altri d'altra parte, confinati in altri ambiti, con modelli di tutela studiati, non fatti ovviamente casualmente. Pensi cosa può essere l'attesa nella solitudine, la difficoltà del contatto. Socialmente noi, un po' per scienza, ma un po' per modello esistenziale, noi italiani siamo molto inclini al tocco, no? Al tocco. E il tocco è venuto a mancare, non solo il tocco terapeutico per noi che siamo abituati a sfiorare, a toccare i nostri malati, a guardarli e osservarli, ma li abbiamo accuditi bardati con 2 o 3 paia di guanti che riducevano le capacità di controllo e di raffinata semiologia, con dei caschi che non ci permettevano neanche, è stato un tema molto dibattuto, quello del sorriso, no? Nell'approccio terapeutico. E che non ci permettevano nemmeno, se non con gli occhi, di sorridere ai nostri malati attraverso queste maschere orribili. Pensi poi a cosa può voler aver voluto dire questa spersonalizzazione di questa sorta di manichini come noi apparivamo, ingessati, dei marziani bardati, no? Che si recavano per il tempo strettamente necessario alla visita, senza dare spazi di interazione a domande o alla semplice vicinanza, no? Noi abbiamo visto morire parecchia gente e abbiamo visto acuirsi in maniera dolorosa la solitudine di questi malati che stavano anche lontani dai loro parenti, naturalmente per ragioni di tutela degli stessi, ma è una cosa di una crudeltà estrema, ovviamente. Quindi questo è un modello, questo del Covid, che ha messo a dura prova il sistema sanitario nazionale, anche dal punto di vista della tenuta etica, io credo, non solo della tenuta organizzativa e pratica. Qualche svarione c'è stato ovviamente, ma chi sarebbe stato pronto e preparato per affrontare una condizione di questo tipo? Professore, accanto al tema della solitudine, che è indotto anche nel ricovero, ma anche non solo nel ricovero, come abbiamo visto durante questi mesi, vi è l'altro fattore chiave, che è quello del tempo. Il fattore tempo negli anziani è un fattore anche che si vive in maniera molto diversa rispetto alla tracotanza dell'età giovanile, magari, perché non si ha più davanti, si ha la coscienza di non avere più davanti chissà quanto tempo ancora. Allora le aspettative, non ci si può ancora ritenere più immortali come quando si è giovani. In tal senso il fattore tempo come incide e in che maniera può aver inciso in questa nostra fase dove siamo in una difficoltà ancora di riuscire a capire cosa ci sia successo e come è cambiata e cambierà la nostra vita? È una bellissima domanda che forse per essere declinata in maniera comprensibile richiederebbe una giornata forse di riflessione, ma cerchiamo di stringere.
Allora, i vecchi hanno senz'altro meno tempo. La dilatazione della speranza di vita, che è attualmente intorno agli 80 anni per un maschio e oltre 85 per una femmina, cioè la speranza di vita è quel concetto che nasci oggi e avrai la possibilità, a grandi linee, anche se solo è un concetto statistico, di vivere fino a 80 anni se sei un maschio e 85 per le femmine, con grossa percentuale di avvicinamento tra i due sessi, quindi alcune condizioni che erano delle sorte di totem culturali per noi nei confronti dell'invecchiamento al femminile stanno un po' modificandosi dal punto di vista generale. E, diciamo, il tempo in meno, no? Questa bolla dentro la quale siamo stati contenuti per 2 mesi e l'esplosione della movida di questi giorni mi ha fatto molto riflettere in tempi, perché l'indifferenza e una certa intolleranza giovanile è comprensibile. I vecchi sono più pazienti, non nel senso strettamente terapeutico, pazienti dal punto di vista umano, sono certamente resilienti, hanno strumenti derivanti dall'esperienza ma anche dalla capacità vitale di reagire agli stressor diversi dagli altri soggetti. Indubbiamente è stato un momento che ha messo a dura prova le già grandi solitudini di questa fascia d'età, che sono fatte anche di depressione, di pensieri patologici, di sviluppo di malattie, perché indubbiamente il sistema immunitario risente del nostro atteggiamento come tono di salute, no? E come tono generale, il sentirsi bene, il sentirsi amati, il sentirsi dentro un contesto sociale è già di per sé stesso terapeutico dal punto di vista generale. Quindi riuscire ad avere dei contatti con i nipoti, con i figli, l'essere comunque parte integrante di una famiglia, punto di riferimento se vogliamo anche, come veri e propri totem, questo li aiuta anche da un punto di vista di salute quotidiana, di considerazione di sé, di ruolo. Assolutamente sì, il sentirsi vivi passa certo tra le curiosità individuali, ma anche attraverso una rete di contatti sociali, di relazioni. La relazione ci fa esseri viventi, non dobbiamo mai dimenticarlo. I sensi ci sono dati per percepire gli altri, per percepire le cose, i profumi, ma soprattutto per vedere e ascoltare gli altri. Le vorrei citare solo un, proprio in proposito delle relazioni, a proposito di relazioni, un piccolo esperimento. Ci è stata data la possibilità, come in tanti ospedali Covid, di avere in disponibilità dei tablet per delle videocomunicazioni. Allora, lei sa che una gran parte dei pazienti molto anziani, in particolar modo che hanno lievi disturbi cognitivi, sono necessariamente degli analfabeti informatici, perché la tecnologia è così rapida da non permettere nemmeno a me, che sto entrando nell'età geriatrica ma ancora non del tutto, di aggiornarmi completamente come vorrei per dominare la tecnologia. Allora, lei pensi, noi abbiamo assistito a vere e proprie, faremo anche un paper, una pubblicazione su questa cosa, perché abbiamo rilevato con delle scale apposite le variazioni del tono dell'umore di questi pazienti a cui davamo la possibilità di essere collegati con i propri nuclei familiari. Quindi sta cambiando anche la fenomenologia di relazioni in ambito umano. E dovremo abituarci dal punto di vista terapeutico anche a questo. Vedere e sentire può avere una caratteristica quasi succedanea all'esserci. Quindi noi lo conosciamo da Skype, perché è già direi una decina d'anni che si comunica attraverso questi strumenti. Ma per gli anziani tutto ciò è novità. È anche una sfida vera e propria. Perché riuscire ad essere al passo con i tempi per una persona anche over 75, over 80, rappresenta una grande forza anche interiore di saper fare, di essere ancora utile, di non sentirsi emarginato. Proprio per questo volevo chiederle, professore, dinanzi all'esposizione o all'emarginazione anche, vi sono differenti risultanze per l'età, anche a causa delle
ulteriori comorbidità. Qual è il ragionamento che possiamo fare insieme? Allora, è chiaro che la patologia di per sé è uno svantaggio. Le faccio un esempio per tutti: essere iperteso, avere un diabete con complicanze retinopatiche crea dei problemi di visione che interferiscono con la qualità della vita, ad esempio, o può caratterizzarli. Indubbiamente, quindi, gli organi di senso vanno monitorati con molta attenzione. La stessa sordità di alcuni anziani, l'ipoacusia, la riduzione della capacità percettiva, anche solo linguistica o di un suono esterno, eccetera, può essere un grave handicap per attraversare la strada oppure per andare in un luogo a passare del tempo con altri dove c'è un brusio di fondo che ci disturba ulteriormente. Sono tutti piccoli svantaggi dovuti all'età sui quali la prevenzione può avere un'azione veramente preterapeutica, vorrei dire, da molti punti di vista. Su questo la geriatria moderna, in termini proprio specifici di prevenzione secondaria e terziaria, ha fatto passi da gigante. Lei tenga presente solo questo, che la longevità potenziale per la specie Homo sapiens sapiens è intorno ai 115-130 anni. Superate alcune patologie degenerative, la sostituzione di alcuni organi e interazione uomo-macchina per quanto riguarda alcuni processi fini che riguardano ragionamenti o funzionamenti complessi di organi complessi che richiedono forte integrazione, superato questo, l'uomo ha questa possibilità. Dimenticarsi di dover morire è un rischio sociale altrettanto rilevante. Il problema di dare significato alla vita è che comunque la vita finisce e quindi bisogna essere pronti a vivere le fasi che ti avvicinano alla fine con la dignità che possa essere ancora considerata vita a tutti gli effetti. Quindi questo è un mandato sociale. Io credo, come lei o come molti di quelli che ci stanno ascoltando, vorrei vivere in un paese che privilegiasse l'attenzione per i bambini, per la disabilità e per i propri vecchi. Quello è un paese che io considero civile. Se non è così, è perfettamente inutile garantire il passare degli anni. Quindi garantire vecchiaia, se non modifichiamo il nostro livello di solidarietà, è un atto quasi crudele. Professore, questo che lei dice mi riporta in memoria anche durante uno dei vari viaggi che avevo compiuto, il lungomare di Tel Aviv in Israele, laddove, lei sa, Israele è un paese giovane, è un paese pieno di giovani. Quindi passeggiando sul lungomare è difficile quasi incontrare gente che abbia, vengo per dire, più di 60 anni. E io quando chiesi alle persone, ai miei amici che erano lì, dico: ma dove sono gli anziani qui? Dove sono? Perché non ne vedo in giro. In realtà ci sono e costituiscono un punto di riferimento, però quello che mi colpì è all'andare a visitare alcune strutture per anziani che sembravano degli hotel a 5 stelle meravigliosi, dove c'era una connessione, una dinamica di gruppo, c'era realmente una grande possibilità di interazione tra di loro e tra di loro e il mondo esterno. Cioè sono interpretati e intesi come una vera e propria risorsa, non un peso. E questo in un paese civile dove i bambini sono la ricchezza e sono il futuro e gli anziani sono l'esperienza, mi ha fatto veramente capire come fosse arrivato il momento di ripensare il ruolo dell'anziano, ritornare a quello che forse i nostri nonni e bisnonni hanno interpretato, perché poi si è andato un po' perdendo. Assolutamente sì. Visto che siamo nel momento delle rimembranze, mi permetto di citare due cose. Intanto, quello che ha detto mi ha molto colpito, il rispetto per le radici, lo dovrebbe avere ogni società civile. Il considerare carne da macello i vecchi o un costo, per l'INPS o per chi di dovere è un errore fondamentale. Pensi che certamente uno che con questo non aveva grande familiarità, che era Leopold Senghor, diceva che quando muore un vecchio, dove c'era la tradizione, il trasferimento delle proprie competenze per via orale, nemmeno scritta ancora, soprattutto in certe aree dell'Africa, quando muore un vecchio è come una biblioteca che brucia. E un'altra cosa molto interessante che ho visto, un altro modello esistenziale, certamente molto anglosassone, in un ambito di una
dignitosissima povertà, l'Irlanda più di una decina di anni fa, in un viaggio di studio per visitare le strutture residenziali del sud, certamente molto più povere di quelle israeliane, anche come contesto abitativo. Però il livello di solidarietà e di attenzione alla vecchiaia che ho trovato lì e il fatto dello stare insieme, le radici andavano portate avanti insieme, al pub ci si ubriacava insieme, vecchi e la prima sbornia del ragazzino di 15 anni. Adesso non voglio portarla ad esempio sociale perché la Movida ci ha insegnato qualche giorno fa a cose veramente sciocche e stupide. Ma simbolicamente questa è una maniera di stare insieme, diversi, tra generazioni. L'imparare, no? Anche la moderazione, voglio dire, per quanto riguarda il bere, dai propri nonni, è una maniera... È una cultura, poi, no? Il significato della vita. È proprio una vera e propria cultura anche quella del bere, non è il bere per bere, ma certo. Sapere cosa si bere, cosa si beve. Allora anche il nonno può insegnarti che bere... all'età giusta, però un pochino di grappa può avere un significato perché ti riporta anche alla memoria quello che hai vissuto. Di solito la grappa è legata a sacrifici, certo. Si butta via del vino, eccetera, tante cose. Tante professore cose. Abbiamo parlato di carezze, di gesti, di attenzioni che sono stati purtroppo ridotti se non eliminati per causa della forza dalla Covid, da questa epidemia. E neanche più un sorriso ha accompagnato tante persone anziane in questa vicinanza mediata solamente dalla paura. Ciò ha portato anche ad un degrado cognitivo, lei ha detto. In che maniera è possibile riappropriarsi dei visi noti, delle voci, delle sensazioni, dei colori, delle sensazioni olfattive? Ecco, che cos'è che apre anche questo tema relativamente alle novità che lei anche poco fa ha accennato, quelle tecnologiche? Rita, il ricovero ospedaliero è già un cataclisma, adesso va di moda chiamare tsunami, no? Neuropsicologico per un anziano, specie per un anziano che ha modesta riserva cognitiva, quindi che ha investito poco sulle proprie abilità cognitive e che sta attraversando un periodo di degrado cognitivo. Si rappresenta quello che noi chiamiamo scompenso di questa situazione, delirium o stato confusionale acuto, che fa precipitare ulteriormente una vera malattia che si acquisisce nell'ambito dell'ospedalizzazione, nel post ricovero chirurgico, anche i ricoveri di ordine medico, che aggrava di molto la condizione clinica dell'anziano. Allora, prima bisogna conoscere, sapere che queste cose esistono. E ahimè, in termini di codifica di queste patologie, purtroppo bisogna ammettere che anche la medicina moderna non è proprio al passo con quella che dovrebbe essere la competenza su questi temi. Peraltro, come dicevo prima, in questa situazione in cui sono stati spogliati di tutto questi anziani ricoverati, degli affetti, della presenza, non dell'igiene e dell'alimentazione, ma che diventano marginali in questi contesti, ma io ho un ricordo tragico di alcune di queste morti che per infettività sono state trattate con tutte le indicazioni di merito, ovviamente, rinchiusi in un sudario, non accuditi, nemmeno in un'igiene profonda che normalmente facciamo, so che è un discorso crudele e difficile da affrontare, ma questo dal punto di vista umano, mia moglie. Molte sono le cose che dovranno cambiare d'ora in poi nei confronti dell'attenzione all'assistenza. Ho la sensazione, rivedendo questa riapertura di questo spiraglio di mondo, che al di là delle mascherine sia cambiato ancora troppo poco. Forse la lezione di questa infezione non è stata radicata. È vero che abbiamo bisogno di esorcizzare, e i comportamenti che esorcizzano sono eccessi, normalmente, no? Per liberarsi di queste paure. Ma è altrettanto vero che dovremo fare grandi riflessioni sociali su questi temi, affrontare molto bene il perché certe cose sono successe, come sono successe e quali strumenti abbiamo in un prossimo futuro, perché questa è una lezione dalla quale dobbiamo imparare tutti. Professore, abbiamo una serie di domande alle quali vorrei che lei potesse fornire una risposta. Invito anche tutti coloro che sono all'ascolto a poterci inviare dei quesiti, delle domande, come ha fatto Liliana, che chiede cosa ne pensa il professore della raccomandazione agli anziani cronici contenuta
nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolo 3b, di non uscire se non per stretta necessità? Allora, questo se, farebbe pensare a quello che noi definiamo ageismo, no? Una cultura contro. In realtà una norma di tutela paradossalmente è stata interpretata come una norma di limitazione delle libertà individuali, senza darne valutazioni giuridiche che non sono di mia pertinenza, poi io non sono grande esperto di DPCM ovviamente, però si rifà un po' a quella bolla esistenziale di cui parlavamo prima. Invece di incrementare un'altra forma di relazione, noi abbiamo agito sui divieti, che sono molto più semplici da agire, indubbiamente, ma che hanno delle implicazioni molto più profonde, come un ulteriore isolamento e una ghettizzazione di un'area ad età, se vogliamo, no? Da certi punti di vista. Fortunatamente poi è scomparso, è solo un consiglio operativo, il buon senso ha raggiunto trasversalmente anche i legiferatori, quindi da questo punto di vista credo che possiamo essere abbastanza soddisfatti. Il problema di fondo è capire che tipo di immunità darà questa infezione, se sarà un'immunità di durata o se sarà un qualcosa con il quale dovremo rifare i conti tra alcuni mesi. Ecco, questo credo che ancora non siamo in grado di comprenderlo bene fino in fondo. Ma quarantena intesa come tutela o confinamento, quindi? E direi, nel senso che se dal punto di vista personale, sociologico vorrei dire, da certi punti di vista è certamente confinamento, dal punto di vista sociosanitario è certamente la maniera per evitare il contagio. E indubbiamente l'idea bambini anziani di cui abbiamo parlato un po' prima, per quanto riguarda portatori sani e non, e fragilità dei pazienti che potrebbero essere infettati in decadi più avanzate, è un argomento di grande rilievo. Sarà molto interessante vedere i dati delle prossime valutazioni sui campionamenti casuali, perché questo ci darà una mappatura anche diversa dell'esplosione del contagio. Fino adesso abbiamo inseguito il tampone, adesso proviamo a vedere e ad andare un po' più in là. Professore, relativamente alle nuove tecnologie anche applicate al telecontrollo, al controllo remoto, lei crede nella telemedicina? Guardi, io mi sono laureato in epoca ovviamente pre-computer, avevamo degli Hewlett Packard con delle schedine nelle quali ci cacciavamo le TD Student e quant'altro serviva per l'elaborazione statistica. E indubbiamente sarà di grande conforto, andrà soppesata eticamente, senza pregiudizi di sorta, ma io credo che il teleconsulto potrà agire in una maniera collegabile all'allontanamento anche da alcune inappropriatezze terapeutiche o diagnostiche e valutative sulle quali la medicina moderna, che è molto prestazionistica, si è un po' inceppata. Quindi se ci togliamo di torno attraverso la telemedicina, il teleconsulto, la videoconferenza, la videovalutazione, statica o dinamica, sarà tutto da valutare. Io credo che la medicina farà un ulteriore passo avanti di vicinanza e di tutela per i propri pazienti. Parlavo di prevenzione secondaria e terziaria proprio in tal senso. Beh, professore, ha dato alle stampe recentemente un libro, tra l'altro proprio legato al tema Vecchiaia per principianti, ed è sicuramente anche un volume particolarmente ricco di stimoli e di analisi e riflessioni. E ne proprio nel prologo scrive: di mestiere faccio il geriatra, da quasi 40 anni mi occupo di anziani e visto che dalle parole non bisogna avere paura, lasciatemi dire che mi occupo di vecchi. Ne ho conosciuti moltissimi in tutti questi anni, ciascuno con i propri timori, la propria preoccupazione, le proprie esperienze e convenzioni. Vecchi, giovani dentro, vecchi in cerca dell'elisir di lunga vita, vecchi usurati dal tempo, nella salute e nello spirito, vecchi fiduciosi e vecchi disperati. Ognuno di noi cerca di dare il meglio nel proprio lavoro e lei, io, ci ho messo tutto me stesso per svolgere al meglio il mio, che ho sempre amato. D'altra parte penso che con le persone anziane sia facile andare d'accordo. L'esperienza del vivere fa sfumare la rabbia giovanile e da vecchi, quindi, in genere, si è normalmente più pazienti e pronti ad affidarsi agli altri. In tutto questo contesto introduttivo che lei ha così riassunto, proprio per spingere anche
il lettore ad un approfondimento. Come si può invece educare il giovane al rispetto e soprattutto all'arricchimento che può avere dal rapporto con il più saggio, a me piace dire? È una bella domanda, è quasi una domanda esistenziale per certi versi, anche per me. Io me ne sono occupato per tanti anni di vecchi e dai vecchi ho imparato un sacco di cose. Quindi avere una mente aperta, vederli, frequentarli, amarli è la base d'impianto di questo sistema. Fa stare i bimbi con i vecchi. Hanno tanto da dare, tanto da insegnare, non solo in coccole, in qualche anche garanzia nei confronti delle loro marachelle. I nonni sono fatti anche per questo, no? Ma io credo che, torno un po' a una cosa che ho sfiorato prima, dobbiamo rifondare una società valorialmente incentrata sulla solidarietà e sul fatto di accettare il passaggio del tempo. Questo modello giovanilistico, oltre ad aver stufato anche i morti, credo sia perdente alla fine, no? Nel senso che dà un'immagine avariata dell'esistenza che ha delle fasi e delle decadi. Sa perché ho scritto Vecchiaia per principianti? Terza è stato molto carino da questo punto di vista e ha capito perfettamente. Volevano un altro libro, un altro tipo di testo. Insieme abbiamo concertato questo, perché è la didattica innanzitutto per me stesso, perché alcune delle idee, ho voluto fermare alcune delle mie idee. Cristallizzarle. Sì, perché siano da monito anche per me. Difatti dentro ci ho messo l'esperienza di un principiante, perché comincio anch'io a entrare in quell'età e voglio capire profondamente, guardandola anche dall'altra parte dello specchio, cosa è diventare vecchi dal punto di vista fisico. Quindi non solo cercare i sintomi negli altri, ma cercare le modifiche dentro di me e fare qualcosa che serva agli altri in maniera propedeutica, semplice. Una missione e un servizio, potremmo dire, professore. Sì. Abbiamo 10 minuti scarsi, ho varie domande da rivolgerle. Ci scrive, allora, un collega suo: a dispetto delle patologie pregresse, reputa che gli anziani siano più sensibili al Covid o no? Perché invece i bambini no, visto che hanno un sistema immunitario non sviluppato? Questo è tutto da vedere. Allora, non dobbiamo dimenticare che dal punto di vista da dove viene, questo è un virus della famiglia del raffreddore, no? Con alcune immissioni un po' inquietanti di altri pezzettini, eccetera. Non lo sappiamo bene. Certamente sappiamo che colpisce di più chi ha più di 3 patologie nello stesso substrato biologico. E quindi lo svantaggio di essere anziani incidentalmente casca dentro questo concetto, ovviamente. Quindi io non so se riuscissimo paradossalmente a spostare in là l'incidenza di malattia oltre certe decadi, se salvaguarderemmo i prevecchi, per intenderci, perché ha visto che grosso modo le curve di crescita, come abbiamo citato prima, il collega sa perfettamente, colpiscono prevalentemente tra i 60 e gli 89 anni. Poi c'è un acme di decremento dovuto alla riduzione del numero di questi pazienti, dove le donne prendono il sopravvento. Indubbiamente il virus colpisce di più dove c'è più alta comorbilità, dove ci sono più malattie nello stesso substrato, quindi essere più acciaccati, come è un fattore di rischio per altre broncopolmoniti, mi spiego, lo è anche per la polmonite da Covid. Professore, relativamente a questo tema che ho lasciato per ultimo, poi abbiamo una serie di camei da dover rispondere, ma relativamente all'RSA e al dramma dell'RSA, che poi si sono un po' sviluppati in tutta Italia, non soltanto nel nord, nella Lombardia, nel Piemonte o nel Veneto, c'è una domanda che ci rivolge Gianfranco: come vede, caro Alberto, la necessaria evoluzione dell'RSA e in quale direzione dovrebbe andare questa evoluzione? Sappiamo bene quello che è accaduto nelle RSA, che si sono trasformate, come noi sappiamo, e lei diceva, in un cimitero vero e proprio, in tante di queste, sia nel nord ma anche in alcuni casi al centro dell'Italia. Allora, cos'è che possiamo rispondere? Il Veneto
questo punto di vista ha pagato un costo elevato, perché ovviamente il numero di posti in ambito di residenzialità è molto più elevato che in altri ambiti, ma anche la stessa Lombardia lo ha pagato. Allora, io invece di pensare a alcuni aspetti che massmediaticamente sono saltati, il colpevolismo, il riflesso giuridico, qui si cercano sempre delle colpe. Io credo sia il momento invece di riflettere sui modelli. Probabilmente un modello che sia fortemente improntato su aspetti assistenziali e anche di utilizzo del tempo, di terapie, eccetera, ma che parta dai modelli di salute. Forse abbiamo allontanato troppo la componente sanitaria, strettamente parlandone, per un modello un po' più romantico, che è quello dell'assistenza, dell'accudienza, del trattamento del tempo libero, eccetera, che è straordinariamente importante, ma non è l'unico dal quale partire. Pertanto io credo dobbiamo riformulare una modellistica che parta dal rispetto dei concetti di salute pubblica in ambito di residenzialità. Forse in tal senso questo ci permetterà di fare un passo avanti nell'assistenza residenziale per gli anziani. Penso proprio di sì. Professore, una ricerca che è stata presentata lo scorso mese della Società Italiana di Geriatria Ospedaliera e Territoriale ha messo in luce proprio il rapporto tra anziani e Covid. Lei ricorderà quel documento della SIARTI relativo all'attenzione, come lei ricorderà, nell'uso anche di alcuni ACE inibitori e dei sartani in genere, no? Allora, relativamente alle fragilità, all'aderenza alla terapia, tutti i temi molto rilevanti per l'anziano, la Società di Geriatria Ospedaliera Territoriale ha messo in luce proprio questi aspetti e soprattutto il rischio che l'interruzione di talune terapie comportasse, perché uno poteva morire non di Covid, ma di altre patologie correlate invece con la patologia che avesse. Quindi ricorderà questo tema, è un tema, quello dell'aderenza alla terapia, su cui si innestò questa polemica, che fu particolarmente importante. A distanza di qualche settimana? È un problema grossissimo quello dell'aderenza terapeutica in ambito geriatrico, che non tocca solo la terapia antipertensiva o cardiologica. Allora, è stata sfatata l'idea che al di là di dove entra il virus, utilizzando anche il percorso ACE, recettorialmente parlando, è stata sfatata l'ipotesi che quel genere di terapia induca una proliferazione maggiore del virus. Ci sono almeno 3 paper internazionali su questo della Società Internazionale Cardiologica e quella americana. Da quel punto di vista lì direi di stare tranquilli e continuare la propria terapia. È molto più importante controllare la pressione che esporsi ad altri rischi. Il discorso dell'appropriatezza terapeutica meriterebbe forse un'altra puntata, perché molte delle patologie croniche si scontrano con una sorta di autogestione terapeutica. Molti studi sono stati fatti anche in ambito di forniture terapeutiche, farmaceutiche, da questo punto di vista, targetizzando i blister sostanzialmente, quanti ne usi per X giorni e rappresentando il fatto che c'è una non continuità terapeutica per molti farmaci, soprattutto quelli da assumere in cronico. Da questo punto di vista abbiamo ancora parecchia strada da fare, in termini di persuasione e di tranquillizzazione. Vorrei tornare solo un secondo sul documento SIARTI, che può essere sembrato, se non declinato e letto correttamente, in una fase esplosiva di malattia in cui avevamo più bisogno di posti in rianimazione di quelli di... Ricordiamo cosa diceva, che sostanzialmente tra una persona giovane e una persona anziana l'indicazione era privilegiare la persona più giovane. Questo. C'è dubbio che dal punto di vista etico, in una condizione di tal tipo, ma il problema è che noi abbiamo un quarto dei posti letto di rianimazione della Germania, avevamo. E asciugare il sistema sanitario in termini di riduzione dei posti letto con la scusa dell'ottimizzazione e del contenimento dei costi ha a sua volta, mi perdoni il bisticcio di parole, dei costi aggiuntivi di salute da non trascurare mai. Quindi il documento SIARTI era un documento idoneo a quel momento,
e poi è stato rivisitato, diciamo, dal punto di vista applicativo, e non è certo un documento ageistico contro gli anziani, ci mancherebbe. Ognuno ha diritto, siamo in un paese in cui la salute è un diritto e lo dobbiamo mantenere come tale. Professore, tre domande in chiusura, che ci avviciniamo alla nostra deadline. Cosa pensa del vaccino influenzale per gli anziani? La radice deceduta, erano vaccinati? Avete notizie in merito? Guardiamo anche allora oltre l'estate e al progetto di voler vaccinare gli over 65, così pure i bambini. Influenza, le chiedo scusa, mi sono sovrapposto. No, prego, dicevo. Allora, la vaccinazione influenzale è un must, è un must. E il problema è non solo vaccinare gli anziani, ma tutto il personale che si occupa degli anziani, perché il problema è il fatto di essere vettore. E quindi non solo e non tanto per la salute individuale, ma per la salute degli altri. Quindi anche in ambito di classi mediche, infermieristiche, operatori di settore, eccetera, la campagna di vaccinazione nella nostra USL è andata molto bene quest'anno, molto meglio dello sperato, perché c'è ancora una frangia oltranzista di detrattori della vaccinazione, mentre la vaccinazione da questo punto di vista e per molte altre patologie è un aggiuntivo di salute. Quindi occorre vaccinarsi, anzi quest'anno forse leggermente in anticipo rispetto al solito, per orientare l'operatore sanitario di prima istanza. Bisogna che valutiamo bene quali sono i ceppi, lei sa che sono soggetti a riaggiustamenti, no? In base alle tipologie dei virus, alla tipizzazione dei virus, e come tale abbiamo bisogno dei tempi giusti. Senta professore, quali interventi ritiene, ci chiede Alessandro, da parte del Servizio Sanitario Nazionale a livello del territorio per sollevare i caregiver se provati dalla pandemia, atti a impedire il ricorso all'istituzionalizzazione degli anziani fragili? È una bella domanda. Allora, ci sono due varie scuole di pensiero. Bisogna investire veramente nell'ambito territoriale, ma non solo a parole, non solo in ambito di ruoli, ma in ambito di competenze. Ci sono degli studi avanzati, mi ricordo Monica Marini sugli infermieri di comunità in Toscana, un bel paper scritto oggi da Cristiano Gori sulla Voce relativa alla necessità di ripensare delle attività territoriali in maniera seria e più pensata sul paziente, non sui bisogni dell'organizzazione. Noi italiani vacilliamo in questo, siamo molto più sensibili all'organizzazione che ai bisogni reali. Bisogna partire da un'analisi strutturata molto seria fatta sul territorio per poi aprire i servizi che necessitano. Due minuti finali, professore, ringraziando anche Giuseppe e Daniele per che le fanno i complimenti per questo intervento e questo nostro dialogo della salute. Noi li ringraziamo per i messaggi che ci hanno inviato. Allora, invecchiamento maschile e femminile, c'è una distinzione? Allora, certamente siamo diversi e forse per quello che ci attraiamo, ma indubbiamente ci sono patologie che colpiscono di più i maschi e patologie che colpiscono più le femmine. Su questa sorta e su questo terreno ci sono degli studi molto avanzati. Ricordo con affetto la professoressa Baggio di Padova, che ha una cattedra proprio specifica sulla medicina di genere e ne sa molto più di me. Professore, ma allora diventare vecchi è un privilegio, un valore aggiunto per la società, oppure insomma quali decisioni ci sono da prendere in relazione alla vecchiaia, alla longevità? Che cos'è che va fatto? Allora, intanto bisogna avere la fortuna di poter invecchiare. Di arrivarci. C'è una sorta di fato, qualcuno lo riferisce ad altre parti anatomiche meno nobili, ma indubbiamente... Se dovessimo percentualizzare quello su cui stiamo riflettendo, un 25% alla genetica. Bisognerebbe avere la possibilità di scegliersi i genitori, cosa difficilmente possibile. Il resto dipende dagli stili di vita, dalle abitudini, dall'ambiente e dal fatto. E dal fatto, come lei bisogna delinea, avere un pizzico di fortuna che ci fa invecchiare bene. Allora, professore Cestere, io tanto la ringrazio. Ricordo il professor Alberto Cestere, direttore del Dipartimento Medico USL Serenissima 3 del distretto Dolo Mirano,
e direttore della UOC Geriatria di Dolo in provincia di Venezia. La ringrazio molto per essere stato con noi a questi dialoghi sulla salute globale. Ricordo che tutti i lunedì alle 17 vi è questo appuntamento della durata di 45-50 minuti, come è stato per noi oggi un vero piacere affrontare il tema dell'anziano, della quarantena, dell'isolamento e della sensibilità che tutti noi siamo chiamati a esercitare sempre più forte nella considerazione della terza e quarta età, che rappresentano una vera e propria ricchezza per noi tutti, perché ci auguriamo tutti noi di arrivarci a essere anziani e di godere della stessa considerazione. Grazie allora, professore. Vi ricordo appuntamento a lunedì prossimo. Da Daniel Della Seta, continuate a seguire il Festival della Salute Globale o Globale della Salute, e appuntamento alla prossima. Grazie professore. Grazie a voi, grazie. È stata una bella esperienza, grazie.